Io oggi parlerò di dischi e file system. Chiaramente l'argomento è molto ampio, ce ne sarebbe da parlare per 2-3 lezioni di questo genere, quindi davvero dovrò stringere tanto. Quindi vi prego, state attenti, se non capite qualcosa alla fine chiedetemelo, alla fine di ogni slide potete chiedere e poi alla fine della presentazione avrò tempo dedicato per rispondere alle domande. Poi non spiegherò molto in dettaglio le cose perché il tempo stringe. La documentazione c'è parecchia, quindi con le man pages eccetera si può arrivare a una conoscenza abbastanza approfondita. Quindi iniziamo con tutto. Cosa ci tocca amministrare quando siamo un sysadmin? Ecco, questo è un animale con cui ci tocca convivere. Quindi si hanno una decina di hard disk che si devono amministrare e quindi si devono gestire, si devono vedere quali sono morti, quali sono ancora vivi e quali stanno per andarsene. Quindi qua serve conoscenza di bash, conoscenza di riga di comando. Quindi capite che qua, visto la numerazione degli hard disk che adesso vi spiegherò, con un for mettete dentro tutti gli hard disk e avete fatto il lavoro. Quindi iniziamo a buttarci dentro proprio il sistema come è fatto. Il sistema, il file system principale di Linux, cioè il file system root, che è slash, tutto inizia da slash, cioè da root, e i file system vengono poi agganciati, i vari dischi vengono agganciati a una directory partendo da slash. Quindi vi spiegherò cosa vogliono fare, cosa fanno le varie directory, a cosa servono. Quindi iniziamo. Bin ed sbin, che sono nella directory principale, servono per contenere eseguibili e binari essenziali al sistema. Quindi quelli che voi chiamate ls, exec, tutte le genere di binari essenziali, cd, move, eccetera, sono lì. Anche quelli per la gestione di rete, tanto per intenderci. Il secondo della lista è dev. In dev, dev è una directory speciale, perché dal kernel 2.4 lì sono tutti i file che rappresentano i device. Cioè, tutte le vostre periferiche sono in quella cartella. Prima le generavano in un modo, adesso con i kernel più recenti c'è un figliolo che adesso vi spiegherò che si occupa di popolare questa cartella. Boot è una cartella che serve al sistema per contenere tutti le cose essenziali per il boot, cioè il bootloader che tira sul sistema, il kernel Linux che carica poi in memoria e poi non lo tocca più. Quindi se trovate un sistema che non ha la cartella boot però è in funzione, non spegnetelo. Se lo spegnete gli dite addio. A parte gli scherzi, ci sono certi server che non hanno bisogno di boot, perché ad esempio c'è un altro sistema che a calci tira su il PC e non c'è bisogno della cartella boot, quindi non spaventatevi troppo, ma state attenti quando riavviate. Poi c'è la cartella user. User serve a contenere un secondo livello di cartelle che servono per i programmi utente, quindi tutti i programmi che installate con il package manager eccetera finiscono lì. Quindi ce ne sono user bin che contiene i binari, user share che contiene per esempio tutte le cose che non sono binari ma sono che ne so, immagini, che sono screenshot eccetera, magari il programma ha un help e quindi ha i documenti di aiuto eccetera eccetera. Var sono cartelle temporanee, ma cartelle temporanee che non devono rimanere tra gli RAB. Per esempio la cache di un web server deve rimanere tra due RAB, la cache di un package manager deve rimanere tra degli RAB. Quindi servono, sono temporanei, ma servono anche al riavvio successivo. SRD
è una cartella che di solito, in cui di solito finiscono i servizi web, i servizi disponibili su internet, quindi FTP, HTTP, eccetera, quindi Apache. Non molti lo usano, per esempio Debian ha la brutta abitudine di mettere in var www le cartelle del web server, che non è tanto bello. Poi c'è la cartella TLP, questi sono davvero i dati temporanei. Pensate che il 90% delle distribuzioni hanno uno script all'avvio che zappa i contenuti della cartella, quindi ad ogni avvio vi trovate con la TMP vuota, a meno che non ci sia già popolata da qualche programma tipo KDE birichino che inizia a mettere su dentro i suoi lock, eccetera eccetera. Quindi queste sono le cartelle più importanti. Il resto, con un po' di documentazione ci si può arrivare, ma non servono, diciamo. Ho dimenticato di dire la cartella home, dove sono le cartelle di tutti gli utenti. Questa penso che l'abbia già detto l'altra volta. Quindi passiamo al prossimo punto. Come viene visto l'hard disk dal kernel? Quindi quando voi avviate il vostro PC con Linux, magari non dandogli troppi calci perché sennò si arrabbia, c'è questo signore qua, un dev, che vede gli eventi del kernel Linux e dice: ah, tu sei di questo tipo, quindi creo un file di questo tipo nella cartella dev che abbiamo visto prima. Quindi lui le crea e poi si accede al device, alla periferica, semplicemente accedendo al file. Ci sono due tipi di device, due tipi di file di periferica. Ci sono i device a blocchi e i device a caratteri. Quelli a blocchi, chi ha fatto Info2 già sa cos'è il DMA, di solito implica il DMA. Quelli a caratteri invece, carattere per carattere, quindi sono di solito le seriali, eccetera. Quindi se qualcuno sviluppa una board embedded, ha da fare con le seriali e quindi ha da fare con delle cose a caratteri, con dei device a carattere. Invece i device a blocchi sono appunto i nostri hard disk, quindi che hanno il DMA per non richiedere CPU, eccetera eccetera. Ci sono vari servizi che usano UDEV per sapere in che stato sono le periferiche, eccetera. Non mi dilungherò troppo che il tempo stringe, però c'è un programma chiamato UDEV ADM, UDEV Administration, che serve per dire a UDEV dare alcuni comandi, per esempio trigger, per dirgli di aggiornare tutti gli eventi e vedere cosa è cambiato nel kernel. Lo fa in automatico, ma per dire, per forzarmi la mano e dire fallo subito, quindi gli dai questo comando e va. E dopo che abbiamo il nostro device, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo montarlo, dobbiamo agganciarlo a una cartella nel file system. Ecco, qua iniziamo a divertirci, perché in Linux ci sono tantissimi file system, tantissimi. Per esempio FAT e MTFS sono due file system di merda, non ho detto. MTFS, per esempio, ha una cosa chiamata ACL. C'è anche in Linux, però nessuno la usa di default, ma basta sapere che se a qualcuno rode che le questioni possono gestire utenti avanzati, eccetera, c'è anche in Linux, non vi preoccupate. Ci sono i file system tantissimi e ognuno ha un suo uso. Per esempio c'è un file system XFS, per esempio, poco usato, che serve per le macchine che hanno bisogno di streaming, perché garantisce che un certo numero di mega al secondo te li fa. Per esempio io con sorpresa ho attaccato un hard disk alla mia TV che non sapevo neanche che usasse Linux e mi ha formattato l'hard disk in XFS. Ah, mi sono detto, ah, allora uso Linux, ok. Poi ci sono due file system molto importanti, uno è emergente e l'altro che è consolidato da un po' di tempo, che sta evolvendo.
in continua evoluzione. Per esempio c'è X2 che si è evoluto, è diventato X3 e adesso il più nuovo X4. Cos'è questo file system? Questo file system è quello che troverete su quasi tutte le distro. Se siete sfortunati, quindi avete cose un po' vecchie, sono sull'X3. Se invece siete più aggiornati, trovate l'X4. L'X4 è ultra veloce e quindi fa delle politiche di allocazione ritardata che quindi aumenta la performance, rimangono delle cose in RAM e quindi riesce a essere molto veloce. Poi c'è anche un altro file system, Riser FS, che non so se la sapete la storia di Hans Riser, che penso per la disperazione di aver fatto questo file system ha ammazzato la moglie. E questo è un altro file system abbastanza buono che stanno sviluppando adesso, anche un altro chiamato Riser 4 che dovrebbe anche risolvere alcuni problemi di Riser FS. Poi c'è BTR FS chiamato Butter FS che dovrebbe accontentare i sysadmin quelli che non sono contenti dei file system, perché riesce a fare cose avanzate come fare una foto del file system e poi copiarla eccetera, ma questo lo spiegherò più avanti perché c'è una funzione in Linux che è dedicata proprio a ciò. Detto ciò, si capisce che i file system in Linux ce ne sono tantissimi, io ve ne ho detti solo alcuni, quindi basta guardare la documentazione del kernel che c'è proprio la lista. Quando si amministrano i dischi? Ecco, qua iniziamo sul divertente. Aruba dovrebbe impararlo, perché con i siti che hanno tirato giù, un data center è andato a fuoco, eccetera, quindi dovrebbero imparare cos'è il backup. Però i dischi si amministrano solo in tre occasioni. Prima occasione, quando si fa il setup del sistema. La seconda volta, quando si sa che un disco è già un po' malandato e quindi il sistema dice attenzione eccetera, quindi bisogna sostituirlo. E la terza è proprio questa, quando il disco vi prende fuoco oppure vi esplode il PC. C'è un'altra amministrazione richiesta quando magari buttate via l'hard disk e quindi siete paranoici come certi dei nostri del phone, quindi magari sovrascritte 3 volte, 4 volte questo povero hard disk con qualcos'altro, e quindi questo è tutto. Cosa implica amministrare un PC? Quindi l'amministrazione ordinaria, questa non è proprio quella che avevo detto. Quella è l'amministrazione straordinaria, quello che avevo detto che prende fuoco. Questa si può fare anche ogni giorno, per esempio quando un file system ha degli errori, per esempio si smonta, cioè si stacca dalla directory root, quindi si esamina con file system check, che serve per quello che i windowsiani chiamano scan disk eccetera. Solo che c'è un programmino per ogni file system, quindi c'è fsck.x3 eccetera. Però se voi chiamate solo fsck device, è abbastanza intelligente da vedere che file system c'è sopra e quindi verifica con l'eseguibile giusto. Mount invece è il contrario di umount, serve per agganciare un device, un hard disk, una partizione a un punto di montaggio che può essere una directory nel file system, cioè nel file system root. L'amministrazione straordinaria invece implica cose molto più pericolose, quindi se non siete sicuri di quello che fate, per esempio fare un DD partendo da un hard disk a SDA1 vuol dire morte assicurata, perché il vostro PC semplicemente sovrascrive da quello che avete detto a
prima partizione del primo disco. Quindi abbiamo capito cosa fa DD. Copia un file. Ma in Unix e Linux tutto è un file. Quindi potreste copiare direttamente da un file qualsiasi direttamente nell'hard disk, semplicemente dicendogli il nome del device ID, per esempio DD, nome del device IF è uguale, vabbè, vi farò vedere nella sessione pratica tutto, non vi preoccupate, queste cose ve le faccio vedere nella sessione pratica. Gli fate dare come una sorgente un'immagine di un hard disk e destinazione un hard disk, per esempio. Quindi avete sovrascritto quell'hard disk con tutto quello che c'era nell'immagine. Comandi molto costosi per fare questo in Windows, molto costosi. Photorec e DD Rescue sono per i casi quando si hanno gli hard disk che sono un po' malandati. Quindi Photorec serve quando avete cancellato per caso un file o una partizione per recuperare i file. Per esempio, non sempre riesce, però i file che non sono stati effettivamente cancellati, ma solo la parte iniziale descrittiva, li riesce a recuperare. DD Rescue invece è come DD, solo che non si ferma se ci sono errori di lettura. Quindi DD ha la brutta abitudine, se non riesce a leggere si ferma, quindi, e non continua. DD Rescue invece è una versione diversa che continua. Per formattare invece serve MKFS. MKFS però non dice nulla, giusto? Quindi, come nel caso di FSCK, per verificare, per fare la scansione dell'hard disk e della partizione, anche qui bisogna specificare mkfs.nome file system e nome della partizione oppure del device che volete formattare. CFDisk, FDisk e Parted sono programmi per il partizionamento, e Parted serve anche per la formattazione. Usarlo da riga di comando è da un po' di malati di mente, perché è una riga di comando tutta sua, quindi dovete imparare tantissimi comandi e sono tutti diversi. Invece usate CFDisk, può fallire qualche volta, però se fallisce usate FDisk per creare la nuova etichetta di partizioni e poi CFDisk per fare il resto. Quello che adesso spiegherò, un paio di cose che quelli di Windows vorrebbero avere ma non possono, perché queste tre feature che vi faccio vedere è della serie One More Thing, ma meglio, perché esistono già e sono già disponibili sui vostri PC se avete provato Linux, e sono tre cose che sono fondamentali per un sysadmin. 1. Crittografia in kernel space. Cosa vuol dire questo? Lux è un sistema per crittografare l'intero proprio hard disk o una partizione oppure una chiavetta. Dopo farò vedere come si fa la crittografia di una chiavetta, ma usa direttamente l'hardware. Per esempio, gli ultimi processori della Intel hanno una parte, le funzioni AES, che sono di crittografia, integrate dentro al processore, e quindi riesce molto più velocemente a crittografare e decifrare un certo hard disk. Quindi potete avere il sistema completamente crittografato, e quindi se qualcuno, vi richino anche quello, ti mette un CD, cerca di vedere cosa hai dentro, purtroppo vedi dati casuali, e mi dispiace. Un'altra feature interessante che solo i sistemi davvero avanzati hanno, quindi anche Linux ce li ha, Windows ci sono i software, però costano una marea ed è difficile, non è possibile installare il sistema su un software RAID. Il RAID cos'è? È un Redundant Array of Independent Disks. Pensate che inizialmente era chiamato Redundant Array of Inexpensive Disks. Perché? Perché all'inizio costavano tantissimo gli hard disk capienti,
quindi mettevano meno capienti e li mettevano insieme, perché magari uno fallisce, e quindi qua è, questo è lo scopo, usare più hard disk, avere, e avere sicurezza. Per esempio, vi spiegherò alcuni setup RAID, così capite subito. Per esempio, c'è il RAID 0, che implica l'uso minimo di due hard disk. Praticamente avete un hard disk e il secondo che è identico. Quindi il sistema cosa fa? Prende il dato, lo taglia in due, spedisce metà all'uno e metà all'altro. Capite che questo è un po' rischioso. Avete cancellato, si è rotto un hard disk, avete perso tutti i dati, anche quelli dell'altro, quindi è un po' rischioso, però aumenta le prestazioni. Il RAID 1 invece si chiama mirroring ed è utile per quelli che vogliono stare con la mutanda di latta, perché praticamente avete sempre due hard disk, almeno due hard disk, quindi se ha un file lo si vuole spedire ai due hard disk, lo si copia, si spedisce uno all'altro, uno all'uno e uno all'altro, quindi si scrive due volte, però essendo allo stesso tempo non si perde di prestazioni, però si ha una copia, una hard disk copia perfetta. E poi c'è il RAID 5, che è il mio preferito. Si fa con un minimo di 3 hard disk. C'è un hard disk e il secondo che ricevono i dati, come nel RAID 0, metà e metà, e il terzo hard disk che è il bit di parità tra i due, quindi se un hard disk dei tre muore si può ricostruire dagli altri due, si possono creare array di RAID assurdi, tipo 30-40 hard disk, quindi, e ci sono anche altre tipologie di RAID. Io vi ho spiegato quelle più facili da usare e più immediate. E poi c'è un altro sistema molto bello che funziona solo in Linux, diciamo, è stato implementato in Linux, funziona in Unix eccetera, ma non su Windows, che consiste nel creare partizioni logiche. Quindi cos'è? Questo è LVM2, Logical Volume Management. Invece di avere le vostre partizioni, i vostri hard disk, più partizioni, eccetera, considerate solo il fatto che avete un hard disk da 40 giga e uno da 20 giga. Cosa ci fate? Nulla. Praticamente non potete usarlo come storage per i film, perché dopo un po' finisce. Dopo 10 film è finito tutto. Invece questo a cosa serve? Serve per prendere dei hard disk, aggiungerli a LVM2, che quindi sono i physical volume, quindi i hard disk sono soltanto una parte di questo setup, che sono i physical volume, i PV, cosiddetti PV. I physical volume possono essere aggiunti quanti ne volete, quindi potete aggiungere anche 50 hard disk, nessun problema. Poi c'è sopra il volume group, cioè un raggruppamento di dischi, quindi dite: ah, io questo qua e questo qua lo voglio nel gruppo Pippo, e da questo gruppo Pippo potete creare 1, 2, 3, 4 partizioni. E già, logical volume vuol dire proprio partizione virtuale, e potete dargli nomi tangibili. Per esempio, se avete dato il nome gruppo al gruppo Pippo, potete dare Pippo 1 una partizione, oppure Paperino, la seconda partizione, eccetera, eccetera. Quindi potete dare dei nomi e sono accessibili proprio con quei nomi che gli date. Quindi riesce la cosa più facile. Ma non è qui che finisce la bellezza di LVM. Potete, se avete una partizione che ve l'ha messa su un hard disk e magari quell'hard disk tentenna un po', è vecchiotto, decidete di spostarlo su un hard disk nuovo. Non spegnete il sistema, non c'è bisogno. Attaccate l'altro hard disk e gli dite: muovi questa partizione da questo hard disk a quell'altro. E lo fa mentre il sistema sta andando, nessun problema. E non solo, riesce anche a creare delle fotografie istantanee delle partizioni, che potete fare un backup, direttamente dalla fotografia che ha fatto con LVM2. E quindi non avete questi problemi se i file cambiano, eccetera, che sono una lunga storia.
Quindi LVM2, se lo volete usare per un computer che amministrate, vi semplifica la vita per i backup, per le partizioni, se volete provare una distribuzione Linux nuova, eccetera, eccetera. Quindi, detto ciò, e visto che sono andato abbastanza veloce, vi consiglio di leggere già il libro che ha consigliato anche il segretario dell'associazione Daniele, che è il manuale per l'amministrazione di sistema. Insegna davvero tante cose. Costa un po' tantino, però ne vale la pena. Noi lo chiamiamo la Bibbia perché è davvero davvero forte. Quindi, altra bibliografia che ho usato è ormai all the ovvie man pages, quindi i comandi che dopo vi farò vedere, basta fare man comando e si vede il comando. Wikipedia è un'altra ottima fonte, e Google, se avete domande specifiche, per esempio vi dà un errore, cercate su Google cosa vuol dire. C'è sicuramente qualcuno che ha trovato la soluzione. Domande? Nessuno. Ok, guardate che poi se non capite Grazie per l'attenzione, ragazzi. Adesso dopo la pausetta distribuiremo e faremo gli esercizi, distribuiremo i token già dopo gli esercizi.